È una brutta storia quella della Diba Metalli di Giulianova, chiusa a maggio del 2021 su ordinanza del Tribunale di Chieti in seguito ad un'indagine sul riciclaggio e smaltimento illecito di rifiuti tossici. Affidata ad un curatore, l'azienda, che di utili ne faceva tanti, vive in un limbo di immobilità. La produzione non riparte, ma sono soprattutto i 34 lavoratori a soffrire maggiormente di una situazione paradossale. Non percepiscono da mesi gli stipendi e non possono accedere agli ammortizzatori sociali perché non esiste un fallimento. Toni Di Febbo da quanti anni lavora alla Diba? Tanti, penso 25-26 anni, ma non mi ricordo preciso. E adesso 4 mesi senza stipendio, come si vive? 3 mesi, perché grazie al sindacato quello di giugno l'abbiamo preso, però luglio, agosto e settembre è zero. Come fate a sopravvivere? Ci arrangiamo, qualche cosa da parte uno se lo mette mentre lavora, tira avanti, però non è ammissibile. Che tipo di indagine è stata questa? Beh, un'indagine che ha posto il sequestro dell'azienda, partita dal Tribunale di Chieti, in quanto rientra su un'operazione più ampia rispetto al territorio teramano, perché sono coinvolte altre realtà di altre regioni dello stesso settore. L'azienda è stata chiusa, i lavoratori non hanno potuto lavorare, non hanno potuto percepire gli stipendi se non grazie, diciamo, all'aiuto in questo caso delle organizzazioni sindacali che hanno scritto al Tribunale e hanno consentito il rilascio, diciamo, almeno della mensilità di giugno. Luglio e agosto queste mensilità ancora non si vedono e di fatto ancora non si vede la ripresa dell'attività. Una situazione disperante quella che stanno vivendo i 34 lavoratori della Diba Metalli di Giulianova, che hanno chiesto al prefetto di Teramo di interloquire con gli organi giudiziari al fine di sbloccare la vicenda. Molti di loro, a causa della mancanza protratta degli stipendi, rischiano di perdere la casa, la macchina, perché impossibilitati a pagare le rate dei mutui. Chiediamo alla magistratura di sbloccare questa situazione al più presto possibile. Notiamo anche una sorta di non rispetto per le parti sociali, perché comunque abbiamo scritto più volte per chiedere un incontro al commissario nominato e non c'è stata nessuna risposta. Ricordiamo a tutti che dietro questo problema annoso della Diba di Metalli ci sono delle famiglie che stanno al limite della sopportazione. Da 3 mesi senza stipendio non vedono un futuro, non sanno che fine farà la loro azienda, che ricordiamo un'azienda sana che faceva utili, non sanno che cosa accadrà nel prossimo futuro e quindi sono disperati e non sanno più dove sbattere la testa. Quello che chiediamo oggi, chiederemo al prefetto di accelerare questa situazione perché non si perdano i meandri della burocrazia sia del tribunale sia di tutto l'iter che c'è per queste situazioni, ma che si acceleri.